qui per l'ultima iniziativa dell'anno, no? 21-22, che concludiamo con Walter Riva, con gran piacere, che è un nostro socio, ricordiamocelo, che è un nostro socio illustre, il direttore, il direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi, e ha un sacco di altre, diciamo, onorificenze, possiamo dire. Che adesso non sto a ripetere perché lo conosciamo tutti proprio come amico, prima di tutto. E ha diciamo, realizzato questo testo che noi anche abbiamo acquistato come associazione, per cui chi vuole poi anche visionarlo può venire in associazione appunto proprio per vederlo, un libro. Immagino ricchissimo, ricchissimo di contenuti, ricchissimo anche di foto favolose. Io l'ho appena scorso. Ecco. Dicendo che è l'ultima conferenza dell'anno, vorrei anche dire che stiamo già organizzando l'anno prossimo e ci siamo un po' resi conto come consiglieri che questo Covid ha cambiato un po' abitudini. Ci ha buttato per un anno e mezzo su conferenze online, ma credo che siamo arrivati tutti a una situazione di saturazione di conferenze. Per cui pensiamo il prossimo anno di continuare certo con varie conferenze, ma di ridurle un po' a favore di altre iniziative che per esempio possono essere delle uscite, ecco perché che le uscite sono di grande, alto gradimento, mi viene da dire. Per i soci e quindi stiamo organizzando questo per il prossimo anno. Quindi dopo questo anno scorso tutto online, quest'anno metà online, metà sia online che in presenza, insomma siamo arrivati alla fine dell'anno, vabbè, tutto sommato possiamo dire anche abbastanza bene, ma appunto vi comunicavo un po' queste nuove idee. A questo punto abbiamo microfono, abbiamo tutto, ringraziamo Walter Riva e ci parla l'uomo e il cielo, le ultime scoperte, diciamo, con gli strumenti anche ultimi che ci permettono di indagare il cielo come non era mai stato possibile e quindi lo ascoltiamo con interesse. Grazie davvero per l'invito, perché tra l'altro come ha detto Carla, sono uno di voi, insomma, mi sento assolutamente un amico del museo, tanto perché è stata una delle mie, insieme all'acquario, diciamo, è stata una delle mie location preferite dove fare questo tipo di interventi, alla storia, la prima volta che ho parlato qui era dei fine anni 90, insomma, il fatto di parlare qui dentro si sente un po' nella vena del giorno, è molto, 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 molto bello, sempre molto affascinante, sempre molto funzionale. Scusate, io uso il microfono perché ho avuto, come mi vedo anche Carla, un calo di voce, quindi almeno nella conserva abbiamo qualche impegnuccio anche nei prossimi giorni. Che cosa sono venuto a raccontarvi? Sono venuto a raccontarvi di un libro che in realtà ho scritto a metà, voglio essere ancora più preciso, al diciamo 40%, al 60% di questo libro è di Marina, Costa, la mia compagna, che vi saluta tantissimo e che in questo momento è impegnata in osservatorio con le scuole, con le classi. Assolutamente a Marina, anche perché noi abbiamo, stiamo avendo ormai domani, la settimana prossima, tutto un grande Hashanah. Vi assicuro, da dopo Pasqua ad oggi abbiamo praticamente avuto le classi che in genere abbiamo in un anno, le abbiamo avute in 2 mesi e mezzo, quindi con 3-4 giorni al giorno, magari tanto, non è che ci sto lamentando, anzi, cioè, era quello che ci aspettavamo, però questo
questo inevitabilmente comporta che ci dividiamo quei compiti, comporta che io ho la voce che sentite, è tutto bene. Che libro è? È un libro che vuole raccontare il rapporto fra l'uomo e il cielo. Infatti il nostro titolo proposto all'editore con la casa editrice svizzera, una piccola casa editrice svizzera ma molto funzionale con una sede italiana di ricerca, si chiama Non Lui, il nostro titolo era L'uomo e il cielo. Poi esigenze di marketing, diciamo così, hanno cambiato il titolo, quello che vedete lassù, tagliato, vedete forse meglio, di Universo. Ma il sottotitolo del libro, Dall'osservazione a occhio nudo al James Webb Space Telescope, che è il telescopio spaziale che è stato lanciato a Natale, proprio lo scorso giorno di Natale, e che, attenzione, sta cominciando a funzionare, la settimana prossima rilascerà la prima immagine. Dicono che sia qualcosa di stupefacente, quindi preparatevi e allora cade anche al pennello questa. Come vi dicevo, questo sottotitolo avrebbe avuto molto più senso con il titolo L'uomo e il cielo, perché proprio vuole un po' raccontare l'evoluzione del rapporto dell'uomo con il cielo, mediata ovviamente dall'evoluzione tecnologica, cioè doppio binario, no? L'evoluzione del pensiero umano, del sentimento umano, insieme all'evoluzione tecnica e come questi due ambiti si sono interlacciati, interconnessi, influenzati uno con l'altro. E vi racconto ancora questo. Vi racconto questo aneddoto quando presento il libro, lo racconto sempre. Come vedete è un intascabile, no? Agevole consultazione. Devo dire che la casa editrice ha voluto integrare con delle foto stupende, noi andiamo bene anche dentro, ecco, diciamo dal punto di vista veramente molto esteticamente molto credevole, delle foto bellissime, ma doveva essere anche un pochino più agile come, diciamo, come formato, e però è successo questo, è stato scritto proprio durante il periodo della pandemia, quello di abbiamo iniziato a scriverlo ad aprile di 2 anni fa e Marina continuava a dire, ma lei ha fatto tutta la prima parte, questo è il racconto, quello un po' più di mitologia, di rapporto dell'uomo antico, il cielo, le costellazioni, dove ha proiettato le sue paure, le sue angosce, e lei abbastanza, e a me ce ne veniva ispirazione, no? E continuando, quando è cioè, io leggevo tutto quello che scriveva lei, facevo il correttore di posto, il preparatore, insomma, c'è una seconda parte, quella un po' più moderna, quella un po' più che va a vedere anche i grandi misteri della storia contemporanea, della religiosità, dall'altra parte, per nostra natura e mia, che non è mai, dice che a un certo punto, come capita, credo, a chi disegna, a chi dipinge, non lo so, a chi è. Vi assicuro la mia parte, poi lo scrivo, 3-4 giorni. Ora, tanto a me, che per mesi, per 3-4 mesi, ma quando scrivo, insomma, ma quanto hai scritto? Ma sei matto? E adesso come facciamo? E siamo oltre. E questa è un po'... genesi del libro, che è comunque assolutamente a quattro mani, e poi mi ha rivisto tutta la mia parte, mi ha tolto un pezzetto, non ho più stato, non da solo, insomma, un bel lavoro comune, anche se parliamo proprio dal punto di vista di delle pagine, giustamente mi hanno scritto un po' di più di quelle che poi ho scritto. Allora, che cosa ci racconta? Ovviamente non sappiamo con certezza come è iniziato il rapporto con il cielo. Scusate, io non so se devo stare in piedi, se qualcuno da casa mi deve sedere. Guarda, vedi, per piedi da casa, ma comunque vedi. Faccio vedere se è giusto, ma qui, anche se io sono molto più abituato a stare in piedi, l'amor mia, va benissimo.
Allora, ovviamente non sappiamo quando è iniziato questo rapporto, ma sappiamo una cosa, che il cielo, soprattutto quello di un tempo, cosa vuol dire? Quello senza inquinamento luminoso, senza le luci elettriche, è qualcosa incompetente, quando non ci sono le nuvole, è qualcosa di deportante proprio, di immersivo. E quindi è normale che l'uomo, anche i primi animi, abbiano avvertito fascino, paura, inquietudine, domande verso quest'altra metà del mondo, che in fondo è quella che sta sopra la nostra testa. E che cosa è successo? È successo sicuramente che i primi uomini erano affascinati, impauriti, per esempio dalla vicinanza di eclissi, per cui non capivano bene il funzionamento, dall'apparire di comete, di meteore, di stelle cadenti, insomma, di tutta una serie di fenomeni che oggi noi bene o male abbiamo incontrato nel modello scientifico, che invece per loro erano assolutamente appartenenti al mondo del magico, della magia, degli dei. Col tempo però qualcuno sicuramente si è messo lì, ha osservato con un po' più di attenzione e ha capito che ad esempio le fasi della Luna potevano essere un primo esempio di utilizzo concreto del cielo a fini proprio umani. Ad esempio le fasi lunari possono servire per scandire il tempo, l'allunazione, no? Cioè tra una fase lunare e l'altra, ad esempio tra una fase piena e l'altra, percorrono 29 giorni e mezzo, quindi diciamo il mese ha certamente un'origine lunare, un'origine astronomica, scandire il tempo con i mesi, con le illuminazioni, per adesso i nostri vecchi ancora oggi, no? Non siamo abituati a 1 di marzo, 1 di aprile, così e così. Ora, cosa può essere successo? Questa è una cosa che non è assolutamente sicura, lo voglio dire, perché sono esempio dei miei amici archeologi che questo aspetto non lo enfatizzano, diciamo, invece ci sono alcuni miei amici archeologi per cui è una verità assoluta, io rimando un po' più, come dire, agnostico. C'è chi dice che, ad esempio, questi reperti, il colosso di Blanchard, quello in Francia circa 30.000 anni fa, in queste fossette scavate dal nostro antenato, lo Sicilia appuntito, c'è chi dice che questo potrebbe essere questo, o ossa simili a questo, potrebbe essere un primo calendario della storia, cioè un primo tentativo di compito del tempo con gli altri. Ripeto, non è sicuramente sicuro, però in qualche modo l'uomo ha veramente dovuto cominciare, no? A capire questa cosa, a capire che potevano esserci delle regolarità nel cielo, regolarità che oggi noi poi abbiamo scoperto sono meno regolari di quelli che credevano gli antichi, ma occhio, tutto sembra perfetto il meccanismo orologico. Così come è difficile sapere quando, immaginare quando l'uomo ha iniziato a fare quello che noi facciamo, facevamo, non so neanche se esiste più la settimana di mistica, credo che esista solo, no? Perché ogni estate ci domandavano di pubblicità, ma sono questo quello, poi questa dice. Quel giochino, no? Di venire sul dito, la figura immaginaria, cioè tutto sommato, le costellazioni, questo insomma, si tratta di venire quelle stelle che non hanno nessun legame fisico o astrofisico fra loro, ma la fantasia dell'uomo ci vede delle figure che possono essere qui uomini, persone, ad esempio qui noi abbiamo Orione, un gigante cacciatore, la testa, le spalle, la cintura di Orione, il pugnale, le ginocchia, non so se ce lo vedete, provo anche per gli amici a casa a dire che
il mouse e la sono si vede. Rifaccio quello che ho appena fatto con il puntatore laser, la testa, le spalle, la cintura, il pugnale e il ginocchio. Insomma, quindi a, come dire, a costruire dei disegni immaginari, persone, cose, animali, a creare delle storie, delle interazioni tra queste figure e quindi a legare anche queste costellazioni con un mito tra di loro. Perché, ad esempio, il nostro Orione cacciatore, cosa fa in cielo? Che ci si è innamorato, di una fanciulla che ha sei sorelle, sono le Pleiadi, un ammasso di stelle giovani, nate da pochi milioni di anni, per le stelle della milione di anni vuol dire essere appena uscita dalla culla. Quindi diciamo questo gruppetto di stelle, le Pleiadi vanno alle elementari, sono sette sorelle, sono sette fanciulle di Odisse, figlie di Atlante, il gigante che regge il cielo con le sue mani, Pleione, la madre. E Orione, mentre va a caccia, si imbatte in una di loro, Merope, che è quella che sto indicando gli amici da casa con la freccina, invece a voi ve lo indico con il puntatore laser, si innamora a prima vista di lei, inizia a corteggiarla, ma c'è un problema che queste figlie di Atlante, perché legge il cielo? Perché ha fatto un patto con il suo fratello, credo che sia suo fratello Zeus, io ti leggo il cielo, ma tu fai sì che le mie sette figlie si sposino a degli dei. Orione è mortale, è un bravissimo cacciatore, ma mortale. E allora Atlante minaccia Zeus di non ottenere più la rotta del cielo, di lasciarla cadere a terra, se questo Orione continua a importunare sua figlia. Insomma, una sorta di questo matrimonio non sa da fare ante litteram. E allora che cosa succede? Succede che Zeus, nella mitologia greca, si trasforma in un gigantesco toro e si mette in mezzo, nel vero senso della parola, fra Orione e le Pleiadi. Adesso vi faccio vedere il toro. Questa è Aldebaran, l'occhio del toro, l'altro occhio, il muso, le zampe e le corna lunghissime che arrivano alla fine della foto. Aldebaran, l'altro occhio, il muso, le zampe e le corna. E il toro, con le sue corna, vedete, si mette proprio in mezzo, fisicamente, tra Orione e le Pleiadi, e non lo lascia passare. Ecco, quindi pensate questa incredibile costruzione, no? Che, come dire, per gli antichi greci, il cielo era un modo, non solo per loro, ma il cielo era un modo con cui gli dei parlavano ai mondi. Anzi, i pianeti, Giove, Saturno, Marte, Venere, Mercurio, proprio per quell'invisibile ottenuto, proprio perché capaci di spostarsi da una costellazione all'altra, cosa che nessun'altra stella può fare, e noi vediamo il cielo sempre portato insieme, no? Ci gira attorno tutto insieme, tranne i pianeti, la parola pianeti vuol dire proprio vagabondi e Marte, quindi questi pianeti sembravano sparsi un po' per fatti loro, e quindi loro erano gli dei, perché erano capaci di fare qualcosa che nessun altro poteva fare. Ora, un'altra cosa che non è così sicura, però abbiamo evidenze più importanti, che le conoscenze astronomiche a un certo punto si siano tradotte proprio in manufatti, in edifici che in qualche modo segnavano qualche giorno particolare. Ad esempio, a Newgrange, c'è un tubo di roccia in cui all'inizio dell'inverno, solo in quel giorno, cioè fine dell'inverno, quando il sole è più basso dell'orizzonte, il raggio del sole arriva alla fine di un tunnel, non ci arriva in nessun altro giorno. Stonehenge forse è il caso ancora più famoso, quindi a Hillstone, il sole
molto lieto a questa pietra soltanto il giorno del solstizio d'estate. Come dire che l'apparente regolarità degli astri inizia a far costruire dei calendari e anche a fare delle imprecisioni, perché se si conoscono bene i modi soli si può iniziare a prendere le eclissi, che sono qui sempre le tre più angosciate per il popolo del passato. E poi che cosa si vede? Si vede una cosa curiosa. Si vede che il cielo cambia gradatamente nel corso dell'anno. Non è sempre lo stesso. Certo, tutti gli astri sembrano girare attorno alla stella polare, con il nostro movimento di rotazione teniamo l'asse inclinato nella stessa posizione, salvo il caso della precessione degli equinozi, un fenomeno che avviene in 25.800 anni, quindi da un anno all'altro possiamo trascurare. Ma cosa succede? Succede una cosa che mi rialzo un attimo e faccio vedere. Quando la Terra desiste qui e il Sole quindi si trova qui, per noi che siamo sulla Terra, il Sole apparentemente si trova nella costellazione del Leone. Faccio notare che quando questo succede, il Leone non si vede in cielo. Perché? Perché in cielo è il giorno di sole. Immaginate la Terra che gira, l'emisfero notturno è l'altro. Quindi, quando il Sole è nel Leone, in estate, in cielo che cosa abbiamo? Pesce, acquario, capricorno, sagittario. Questo lo dico per esempio, immaginabilmente, qualche estate, c'è sempre qualcuno che dice, guarda, non so quanto, dice, fammi vedere il Leone. Non posso, no, non si può, cioè, devo spegnere il sole. No? Okay. Ma cosa succede? Succede che poi la Terra gira attorno al sole. Quindi immaginiamo che la Terra sia, ecco la nostra fantasia, immaginiamo che adesso il sole per noi non è più qui, ma sarebbe nel Sagittario, ok? E così via. Cioè, per noi che siamo sulla Terra, che giriamo su noi stessi, che giriamo attorno al sole. Guardate che è il sole che sembra spostarsi lentamente tra le stelle. Siamo noi a muoverci, lo abbiamo capito, grazie ai grandi scienziati, come se non potessero dire qualcosa, ma tanto vuol dire che ha fatto un po' per cui parlo. Perché abbiamo cominciato un po' più tardi, allora, quindi. Sono in orario che vogliamo. 5, 5, 10, così, insomma, facciamo così. No, non ho tanto più veloce, però questa è la buona fine. Allora, succede che è il sole che per noi si sposta lentamente tra le stelle. E possiamo anche dire di quanto più o meno. Perché? Perché è vero che l'orbita della Terra è un'ellissima, addirittura esagerata, però è quasi un cerchio. Cerchio quanti gradi ha? 360. L'anno quanti giorni ha? 360. Allora, più o meno il Sole sembra spostarsi in cielo di un grado al giorno. Ed è il Sole che sembra spostarsi in cielo. Pensate alla Luna. La Luna ci gira attorno, la Luna è ancora più evidente. Se voi guardate la Luna ogni notte la Luna si sposta di 13 gradi verso l'est. Qui, anche lì, tante persone. Ah, l'altra sera ho visto quella stella luminosa vicino alla Luna. Cos'era? Boh! Devi dire la notte e l'ora. Perché davvero la Luna passa vicino a tantissime stelle luminose. Questo vuol dire questo. E quindi per noi gli astri che riuscivano a spostarsi tra le stelle erano 5 pianeti che si vedevano qui: Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno. Per loro erano pianeti, tra virgolette, anche la Luna e il Sole, perché il Sole sembra spostarsi tra le stelle. E allora le sette luci erranti, includendo i cinque pianeti che ho ottenuto, ma anche la Luna e il Sole. Cosa conosciamo noi di sette? I giorni e le settimane, lunedì.
giorni, venerdì, sabato, sabato deriva in cui italiano dal Shabbat, ma in inglese sapete, domenica deriva per noi da Dominos, giorno del Signore, ma Sunday Sonntag, sono giorno, sono giorno. Gli abbiamo dato i giorni della settimana perché fanno cose che nessun altro corpo celeste sa fare, cioè spostarsi apparentemente tra gli stelle. Ok, questa è la parte che vi ho appena descritto, quindi vado veloce, fino a parlarvi di una grande rivoluzione. Perché? Perché, guardate che apparentemente tutto funziona, la Terra sembra al centro dell'universo, cioè il modello di Copernico che immagina che il Sole sia al centro, gli altri che girano intorno, poi in realtà il Sole non è neanche al centro lui, oggi lo sappiamo, però comunque togliere la Terra dal centro dell'universo è veramente un'evoluzione non solo scientifica, ma umana, concettuale. Ma è un'evoluzione un po' controintuitiva, perché a noi sembra di essere al centro dell'universo. Tutto sembra girarci intorno. Quindi non dobbiamo anche concedere, sembra un po' come un ragazzo, soprattutto delle scuole, no? Sembra che degli uomini siano stati degli idioti per millenni, solo perché Tolomeo gli aveva detto una cosa, Aristotele la tema, chissà, e che nessuno si era mai accorto che era il contrario fin quando non arrivano questi. E ma guardate che se lo osserviamo un po' distrattamente, sembra che siamo noi al centro, noi giriamo e per effetto tutto sembra girarci attorno, che al centro di così. Cosa bisogna fare allora? Bisogna fare dei salti mica da poco, bisogna dire, ma se noi siamo al centro, allora io posso prevedere che quel pianeta, Marte, tanto per dire uno, quella sera lì, tra un mese, sarà là. E ma c'è una piccola differenza. C'è una piccola differenza sistematica di 8 primi d'arco. 8 primi d'arco sono un quarto della luna piena. Tutto tornato, quasi tutto tornato, sono vero. La cosa più evidente che non tornava era il contatto della direzione di Marte, sistematicamente sbagliata. 8 primi d'arco. Allora, cioè, il contadino veniva, ma chi sei? Capite se. E invece no, questa piccola differenza, che altre in cui vi parlano, che rimangono lì, continuano a essere delle spine, fin quando, che però, ma se io metto le orbite mitiche, e se io immagino che i pianeti non girino intorno alla parte dei dischi immaginari che nessuno mai visto, che girano intorno alla Terra per far tornare continuamente i conti. Se immagino che sia più semplice, non sapete che dice la Copernico. Allora, nel modello di Tolomeo, Mercurio e Venere non erano mai troppo lontani dal Sole, che non sono mai. E Tolomeo questa cosa inserisce orbite immaginarie in quanti principi per farla tornare. Copernico dice, Mercurio e Venere appaiono sempre vicini al Sole perché sono sempre vicini al Sole. Non se ne allontanano mai perché girano intorno. E quindi usa, diciamo, la rasoio di Occam, che cioè, semplifica in qualche modo il modello concettuale. E che cosa avviene? In quell'epoca avviene una grandissima rivoluzione. Galileo comincia a utilizzare il telescopio che non ha inventato lui, perché era un'invenzione venuta dalle fiamme. C'è tutta una leggenda che raccontiamo
il libro che sembra anche lì, non è che uno può essere sicuro, però è bene fatto, sembra un certo libercino mercante fallito che abitava vicino al mare, avesse ambientato e cominciato in tantissime cose, tra cui pezzi di vetro, aveva due figli che giocavano in giardino, lui per lavorare tranquillo, guardato questi due pezzi di vetro, questi due figli hanno provato a combinare, in un modo che e hanno visto partire la nave che aveva portato la bambina a apparire in cielo, non sappiamo se è vero, o come la vede in tutto, insomma, se questo è leggendo. Comunque questi vanno dal padre e dicono, papà, e scopre il fatto chiaro, diciamo così. Per il vero che sente parlare, lo perfeziona, non lo vede, basta sentirne parlare. Lo perfeziona e costruisce una e col suo perfeccismo, col suo cannone occhiale, fa delle scoperte straordinarie. I monti della Luna, le fasi di Venere, le macchie del Sole, i satelliti di Giove, tutte cose dirompenti che danno ragione sostanzialmente a Copernico. Ad esempio, le fasi di Venere, se Venere girasse attorno alla Terra come fa la Luna, ci sarebbe un momento in cui Venere dovrebbe essere piena. Pronto? Ma proprio la Luna, immaginate una Luna a più lontana. Al telescopio, Galileo riesce a scorgere le fasi. Ed è una cosa bellissima perché lui scrive, ma che vedo, ma non è che c'è. Quando ha scoperto le fasi, perché ha paura che Galileo gli invia, che qualcuno intercetti il messaggio. Allora si scrivono per anagrammi. Per anagrammi che devono essere decrittati, un po' come quando noi oggi abbiamo le nostre credenziali in banca che c'è con i codici, sono sempre esistiti, è la stessa cosa. No? E questo anagramma, quando viene risolto, dice praticamente che la dea della bellezza che avviene, imita il comportamento della Luna. Vuol dire vedere quel caso, questa è la scoperta. Ora, ma Galileo non vede mai col suo telescopio Venere piena, non la vede mai. Perché non la vede mai? Perché non può vedere, perché Venere non può mai essere piena visto da terra. Perché Venere gira attorno al Sole, non gira attorno alla terra, non girando attorno alla terra, non può essere vista esattamente piena. E questa è la scoperta di Venere, che dà ragione a Copernico, che aveva fatto un modello teorico più che altro, no? Di come il Sole potesse essere in mezzo. Insomma, inizia l'era dei telescopi. C'è un signore che ricordiamo, Charles Le Messier, ricordiamo la sua storia, lui guarda quelle macchiette confuse, i primi indizi di un qualcosa che c'è ma che non si vede con occhio nudo, si comincia a vedere con i telescopi. Sono gli oggetti che belli del cielo, il luogo, le galassie, lui comincia a vedere dei suoi strumenti. Lui è un cacciatore di comete, e cosa fa? Compila un catalogo di questi oggetti luminari, quindi già alla fine del Settecento, ha dei telescopi ovviamente già più perfezionati, quelli di Galileo, ma niente di paragonabili ai nostri oggi. E quindi questi oggetti a lui sembrano un po' tutte comete, no? Sono una cometa. Ma se fosse una cometa, quindi un oggetto del sistema solare, quindi il giorno dopo, 2 giorni dopo, una settimana dopo, dovrebbe vedere un moto della cometa, esattamente come per i pianeti. Perché gli oggetti del sistema solare sembrano vicini, non riusciamo a vederli un po' spostare. Invece lui vede che queste macchie sono sempre lì, sempre lì. Cosa fa? Lui fa un catalogo ufficialmente di 70 oggetti, poi come dicono probabilmente di 110 oggetti, e per togliersi dai piedi, perché sono quelli che lo fanno sbagliare, che gli fanno illudere di aver trovato una cometa non lo è, e lui passa la storia per questo catalogo, anche per questo paio di comete, ma non ne ha scoperte
disertazionale. Invece è il catalogo di visione, il primo catalogo di profondo cielo dell'umanità, cioè quegli oggetti che non si vedono a occhio nudo, ma che si vedono con i telescopi. Oggi ne abbiamo tantissimi. Ecco un esempio, per esempio, delle galassie spirali. E poi dove arriviamo, ovviamente facciamo dei salti quantici incredibili, arriviamo alla, a 100 anni fa, arriviamo a 100 anni fa, quando ancora c'è il dibattito fra il fatto che l'universo è tutto nella nostra galassia, il Sole è al centro della nostra galassia. Pensate, 100 anni fa c'era ancora un dibattito scientifico su questo. Ok, la Terra non è più al centro dell'universo, ma il Sole è ancora al centro della galassia. Si scopre di no, si guardano i mobili, gruppi di stelle e satelliti della nostra galassia per massi globulari. Si vede che loro girano attorno a un punto della nostra galassia che è lontano 25.000 anni luce dal Sole. È sensato pensare che questi girino attorno al centro della galassia. E quindi ecco che il Sole si sposta e diventa una stella qualsiasi della nostra galassia. Ma la nostra galassia è unica. All'interno della nostra galassia ci sono delle macchie, delle nebulose dove le stelle nascono, ma ci sono delle macchie diverse che sembrano più fioche, più lontane. Cosa sono? Saranno altre galassie come ha immaginato Kant già qualche secolo fa? Chi è che dà una risposta a questa domanda? Dà una risposta a questa domanda con il telescopio più grande dell'epoca, che è 2,5 metri di Mount Wilson, dà una risposta a questa domanda. Questo signore che si chiama Edwin Powell Hubble. Credo che avete sentito parlare del telescopio spaziale Hubble. Se gli hanno intitolato il telescopio spaziale, qualcosa avrebbe fatto questo Hubble. Che cosa fa? Hubble scopre che ci sono altre galassie al di fuori della nostra. Come fa? Scopre l'esistenza all'interno di quella che è ancora una nebulosa di Andromeda, allora, di stelle variabili, particolari. Usa i calcoli di una grande astronoma, Henrietta von Leavitt, grandissima astronoma che insieme a molte altre sue colleghe erano i computer dell'epoca. Queste donne lavoravano con un astronomo, Pickering, e facevano i calcoli, erano bravissime in matematica, infaticabili, era proprio una squadra di donne calcolatrici, non c'era computer. E Henrietta von Leavitt scopre che c'è una relazione tra questo tipo di stelle variabili e il loro periodo di pulsazione. Provo a spiegare. Immaginate di essere in mezzo al mare, ma di sapere quanto è luminoso il faro della lanterna di cielo. A seconda di quanto lo vedete luminoso o fioco, vi fate un'idea di quanto è lontano. E Henrietta von Leavitt scopre che queste stelle variabili hanno una luminosità data. Hanno quella luminosità. Allora, Hubble, quando ne trova una grazie al telescopio da 2,5 metri all'interno della nebulosa di Andromeda, riesce a dire a questo oggetto lontano 900.000 anni luce. Non può far parte della nostra galassia. È la galassia più diversa. E Hubble sbaglia di brutto. Perché in realtà le famiglie di variabili studiate da Henrietta sono due, e lui prende quella sbagliata. Se avesse preso quella giusta, gli sarebbe venuto il valore che oggi conosciamo, 2,5 milioni di anni luce. Hubble scopre che ci sono altre galassie in giro per l'universo, e noi ne abitiamo e siamo dentro una. Scopre che queste galassie più sono lontane e più hanno un qualcosa di strano. Se si prendono gli spettri, si prende la luce molto debole di queste galassie, si fa lo spettro, voi sapete che se c'è
dell'idrogeno, per esempio, in questo caso stiamo parlando delle righe del calcio. Però se c'è il calcio lascia un po' come le nostre onde digitali, no? Se una sorgente parla di un sacco di calcio, il calcio lascia queste due righe qui. Vedete, queste due interazioni si sono proprio gli specchi originali, no? Per quello che cioè, sono quelli. Allora, vedete, queste due linee. Guardate un po', questa galassia qui, che è più debole e quindi più lontana, queste due righe qui ce l'ha, ma ce l'ha qui. Questa qui è più debole e quindi forse, ancora più lontana. Queste due righe qui ce l'ha, ma ce l'ha qua. Questa qui ce l'ha, ma ce l'ha qui. Questa ce l'ha, ma ce l'ha qua. Quindi c'è lo specchio che si sovrappone, ma qui c'è il violetto e qui c'è il rosso. Queste righe sono spostate verso il rosso. Rete scisto. Che cos'è questa roba? Questa roba, se queste fossero onde acustiche, si chiamerebbe effetto Doppler. Voi siete in macchina, sentite un'ambulanza, vi accostate. Come cambia il suono, proprio la lunghezza d'onda, mentre l'ambulanza arriva da dietro e poi il sorpasso. Date a una gara di Formula 1. Allora, si dice, ma allora questo fenomeno che non riguarda solo le onde acustiche, riguarda tutti i fenomeni ambulatori. Quindi, per la luce vuol dire che più un oggetto è lontano e più si allontana velocemente. Questa è una misura di velocità. Questa è una misura di velocità. Le massi si allontanano. E più sono lontane, più lo fanno veloci. Adesso. Espande, non è immutabile, non è fisso. È un'idea che viene presa negli anni 50 da questa storia bellissima, da due fisici, fisico si chiama Gamow, George Gamow, è un russo naturalizzato americano. Un altro fisico si chiama Alfer, il suo assistente, diciamo. Loro che cosa immaginano? Fanno girare il film al contrario. Sì, ma se adesso le galassie sono lontane e le fanno sempre più velocemente, in passato tutto era più concentrato, denso, caldo. Loro immaginano un inizio dell'universo. Se l'universo evolve, l'universo ha tutti gli inizi, non è sempre stato uguale a se stesso, come vogliono i fautori di un'altra teoria, quello dello stato spaziale, lo steady state, che immaginano quello che sembra tutti noi a prima vista. L'universo è sempre a grande scala, lasciamo stare le nostre piccole variazioni. Ci mancherebbe una grande scala, l'universo è sempre uguale, immutabile. Allora, questi due cosa fanno? Fanno i conti, dicono, ma se tutto è abitato, piccolo concetto, ci deve essere stato un calore terribile all'interno dell'universo, che non è che se ne è andato, l'universo si è solo ingrandito, quindi questo calore si deve essere solo diluito, ma deve essere ancora in mezzo a noi. Fanno i conti. Questo calore dovrebbe essere un po' la grossa, dovrebbe essere ormai talmente diverso, talmente grande che dovrebbe essere talmente freddo da essere 5 gradi Kelvin, 5 gradi sopra lo zero assoluto. Gamow, che è Burlone, non c'è caso l'articolo, lo scienziato Burlone, quando scrive il paper, dato che il suo assistente si chiama Alfa, lui si chiama Gamow, mette dentro, senza dirlo, anche il nome di un altro fisico,
che si chiama beta. E allora la teoria diventa alfa, beta, gamma e mamma. Questo beta è un disco scritto che si è distinto per cercare di capire come funziona il sole. Ebbene, la teoria alfa, beta, gamma sembra un giochetto da ragazzi, sembra che nessuno ci creda, ma cosa succede? Succede che Apollo lavora, passa al monte Palma, al telescopio Hales, anni telescopio del monte Palma, diventa il telescopio più grande del mondo, 5 metri, dove parla tanti anni, il telescopio più grande del mondo, sarà di Apollo dentro la culla del telescopio, e ci sono sempre più evidenze del fatto che l'universo si espanda, che ci sono sempre più galassie con questo spostamento verso il rosso, e a un certo punto Apollo dice una cosa che è un po' il filo conduttore del nostro libro, la frase probabilmente bellissima: la storia dell'astronomia è la storia di orizzonti che si allontanano. È un orizzonte che si allontana sempre. Perché prima pensavo che la Terra fosse il centro, poi il Sole, poi la nostra galassia, poi ci sono tante galassie che si allontanano, e oggi la cosa è, poi ci arriviamo con la conclusione, è ancora diversa, è ancora più estrema di quello che pensavo. Comunque, per finire almeno la prima parte della storia, allora, che cosa succede? Succede che negli anni 60 degli astronomi, qualsiasi Wilson, che lavorano con una strana antenna a forma di scopo, no? Che deve intercettare dei disturbi di cui effettua un satellite per comunicazione artificiale, di Gowan, il primo satellite per comunicazione della storia. Ebbene, negli anni 60, a metà degli anni 60, 1985, scoprono un'interferenza. Un'interferenza che sembra venire da tutto il cielo. Non capiscono che cosa sia, fanno delle cose divertentissime con questa grande antenna in forma di corno. Lo girano verso New York, loro sono in New Jersey a Dolmodale, perché sono gli anni in cui cominciano le prime radio private negli Stati Uniti. Girano molto a parte. Questa antenna forma un corno di cui ora qui non so le foto, ma è bellissima. È un paradiso dei piccioni che vanno dentro e fanno il nido. Dato che questa interferenza è nelle microonde e la cacca dei piccioni è un po' calda, loro pensano, puoi vedere che comprano l'antenna, sfrattano il piccione, la puliscono, la rimuovono, e questa è quella che c'è sempre, ma tutte le parti non erano in piccioni, la rimuovono, viene fuori che radiazione diffusa in tutto il cielo a 2,7 gradi Kelvin. Non sono i 5 gradi generalmente previsti dalla teoria di proprietà, ma siamo lì, insomma, va bene come previsione. Quindi loro trovano che c'è davvero un calore primordiale all'interno dell'universo, che è stato previsto dalla teoria del Big Bang, è stato misurato dalla teoria del Big Bang, anche se non proprio esattamente, e che invece la teoria alternativa, quella dello stato stazionale, fa fatica a giustificare perché ci sia. Ecco che il Big Bang passa in testa ai modelli cosmologici, perché è una teoria che è stata in grado di fare un modello, di fare una previsione e di vederla verificata. E quindi ci si comincia a credere da allora a oggi che noi appunto facciamo i conti con questa teoria che ha vissuto diversi rinneggiamenti nel corso degli anni, diversi spostamenti, insomma, velocemente la fine avevo preparato ovviamente mille altre cose, ci sono con tutte le contate nel libro, ma devo andare un po' alla fine. Di soffermare un attimo su questo strumento che è stato appunto lanciato da poco, che ci darà una grossa mano anche nella comprensione di
dei misteri dell'astronomia contemporanea, che sono sostanzialmente questi qua che adesso vado a vedere. Cosa capita negli anni 70? Capita che un'astronoma si chiama Vera Rubin, studia la galassia di Andromeda. Sempre lei, sempre la galassia che aveva studiato Apollo, perché quella è di quelle più grandi, che la parte vicina dentro del pezzo del video ci sono. Ci stiamo anche fidanzando con la galassia di Andromeda, ci compenetreremo fra 4 miliardi di anni. Un fidanzamento di lungo corso. Allora, questa astronoma che lavora a Monte Palma, che è l'unica donna a lavorare a Monte Palma e che non può usufruire dei bagni, perché i bagni sono solo per astronomi uomini. Cosa fa? Scopre una cosa. Allora, questa è la galassia di è la galassia spirale, no? Allora, lei misura le velocità con cui le stelle girano attorno al nucleo galattico. Perché? Perché dal punto di vista della fisica, almeno di quello di Newton, ma anche per assolutamente di quello di Einstein, qui abbiamo una concentrazione di massa. Allora, le stelle qui devono girare più veloce, le stelle qui un po' più lente, le stelle qui più lente ancora. È quello che succede nel nostro sistema solare. Sole, grosso, adolescente, pianeti vicini, girano più veloce, la Terra più meno, man mano che ci allontaniamo, cioè noi giriamo 30 km al secondo, in modo che mezzo, Plutone, che non è neanche considerato un pianeta, trova 5 km al secondo. Cosa scopre Vera Rubin? Scopre che qui le stelle girano veloci, qui cominciano a diminuire, ok? Ma qui non diminuiscono, non diminuiscono, non diminuiscono, non diminuiscono. Il modo più semplice per spiegare questa osservazione, che è ripetuta poi su tante altre galassie spirali, è che ci sia della materia che noi non vediamo, che costringe, che contribuisce, diciamo, alla massa gravitazionale di questo oggetto, e fa sì che la massa della materia sia molto più di quella che pensiamo, e quindi queste stelle girano veloci come quelle molto più vicine a noi, perché c'è tanto altro che noi non vediamo, materia costura che non brilla, ma reagisce, esiste e quindi, cioè, reagisce solo all'interazione gravitazionale, cioè c'è ma non si vede, non sappiamo di che cosa è fatta. Questa cosa viene, è una teoria che viene però confermata perché guardate questo effetto di lente gravitazionale previsto dalla relatività della gravità di Einstein, noi qui abbiamo un ammasso di galassie. Che è un ammasso di queste galassie, cioè centinaia di miliardi di stelle, ma è un campo piccolino, cioè questa è una struttura. Tutte le altre sono tutte galassie, è uno di quei campi di deep field, di profondo cerchio. Cos'è la cosa? Guardate, questi archi, vedete questi archi, che sembrano, Apollo c'ha un difetto, di ottica, di no, questa è una galassia, un paio di galassie, lontane, molto più lontane rispetto al massimo, che la massa gravitazionale della massa, queste qui sono molto lontane, arriva la luce, la massa fa un po' da lente distorcente
e quindi crea immagini multiple dell'oggetto più lontano, e dato che l'allineamento è quasi perfetto, se fosse perfetto sarebbe un bisognerebbe degli altri, dei certi, l'allineamento quasi perfetto, allora disegna questi segmenti, vedete, guardate che sono molti di più di quelli che uno vede a prima vista, sono molti, molti di più. È sempre la stessa immagine. Per distorcere così l'immagine di quella mossa, qui dentro ci devono essere 5 volte di più la massa delle galassie che vediamo, altrimenti questa distorsione non ce l'ha. Quindi c'è la materia oscura che non sappiamo che cosa sia, ed è 5 volte di più di quello ordinario. Ultimo passo, perché siamo alla fine. Cosa si scopre 20 anni fa? Si scopre che l'universo, a partire, cioè che si scopre grazie alla luce di supernove lontane. Ci sono alcune supernove, sono esplosioni di stelle. Come un po' le galassie variabili scoperte da Enrico, alcune esplosioni di stelle esplodono allo stesso modo, quindi noi possiamo sapere quanto sono davvero luminose. Quindi se ne mettiamo di una galassia lontana, sappiamo che la luce è più o meno quella, e quindi a seconda di quanto la vediamo oppure, la galassia che la ospita possiamo dire lontana, otto. Si scopre che questo tipo di supernove lontane, vedete, le galassie che le ospitano sembrano molto più lontane di quello che ci dice l'universo. Noi facciamo conto con la velocità. Vediamo quanto sono deboli le supernove che distruggono, e diciamo, ma è più lontane. Questa cosa succede soprattutto tra 8 e 7 miliardi e 6 miliardi di anni luce da noi. Quindi queste galassie, quando sono esplose, erano più lontane di quello che ci dice il Red Shift. Vuol dire che l'universo da allora non solo non ha rallentato la sua espansione, ma l'ha accelerata. Perché? Poco, ma sostanzialmente poco. Energia oscura. C'è una componente della massa, della totale della massa dell'energia dell'universo, di cui non sappiamo che cosa sia, e che è quella che fa accelerare l'espansione dell'universo. Prima pensavamo che era un istasso, invece l'universo accelera da un certo punto in poi. È una componente forse legata a una componente forse legata a una sorta di componente antigravitazionale che era stata prevista da Einstein per far tornare il codice tenere l'universo statico, poi lui l'aveva gettata via dicendo il più grande errore della mia vita. Insomma, concludo dicendovi che tutto questo rapporto all'uomo cielo oggi deve fare il conto con l'evidenza che ci dice, ci va dando i satelliti che studiano proprio la distribuzione della radiazione cosmica di fondo di questa scala, si chiamano Planck, si chiamano InsoMap, ce n'è qualcuno europeo in preparazione come Eldred, anche qui a Genova c'è qualche collega che sta lavorando sulla preparazione di questo telescopio. Ci dice che tutto quello che vediamo dei nostri occhi, quello che sappiamo che cos'è, cioè tutte le stelle, tutte le galassie, tutti i pianeti, tutto il gas interstellare, tutto quello che è il 4,5% di tutto quello che c'è.
il 27% della materia oscura, quella che vediamo, due terzi dell'universo, e questa energia misteriosa che lo fa accelerare. Quindi, quando Hubble dice che l'astronomia è una storia con gli orizzonti che si allontanano, a che punto siamo arrivati? Togliere il Sole dall'interno del centro dell'universo, toglierci il Sole, toglierci la nostra galassia, fino a forse toglierci il nostro universo, perché a questo punto chi è che non ci assicura che di qui continuiamo un po'? Toglierci l'idea, intendo toglierci l'idea, toglierci l'idea che ci sia un universo solo, perché potrebbero esistere, non dico infiniti, ma un numero molto grande di universi, cioè del multiverso, non in comunicazione con il nostro. Qui c'è un grosso problema epistemologico, perché qui allora cos'è ancora scienza questa? Sì, si parla della cosa scientifica, ma l'evidenza dov'è? Dov'è l'evidenza? È molto labile. Diteci come facciamo a conoscere. Bellissima idea. È l'estremo, questo è l'estremo. Cioè, ci sono, non siamo neanche nell'unico universo che c'è. Però diteci come facciamo. Allora, se avete ragione, come facciamo a conoscere? C'è qualche idea, no? Ci ho detto. E quindi, però, questa idea del multiverso verrebbe tenuto a una grande cosa, verrebbe veramente tenuto a una grande cosa. Perché nel nostro universo ci sono una serie di una ventina di parametri delle costanti fondamentali della fisica che hanno un preciso valore. Velocità della luce, 299,9. Quando diciamo 300.000, lunghezza di Planck, costante di struttura fine, sono tutta una serie di parametri fisici che hanno un gran valore e combinati insieme permettono a me e a voi di stare qui, di avere anche dei oggetti solidi, dei formi. Cioè, se questi numeri fossero un po' diversi, salta tutto. Ora, questa idea di tanti universi aiuterebbe, diciamo, a capire che non viene diverso da questi parametri, ma ci sono. Ma così non dobbiamo spiegare il perché questo universo, questi parametri, perché gli altri universi ce l'hanno per fatti loro. Ok? Altrimenti, perché il nostro corpo? Questi qui, un bel problema, eh? Ma il problema anche filosofico, teologico, non si può immaginare. Questo è un po' quello di cui racconta il nostro libro, lo vedete parte, e arriva proprio a voler cercare di capire come si è evoluto nel corso della storia, il rapporto tra l'uomo e il cielo rimane costante, almeno per me, durante il fascino che il cielo ha sempre esercitato sull'essere umano. E sempre esercitare fin quando potremo vederlo, perché ormai dicevo che vediamo troppo poco nelle nostre città, troppo poco. E abbiamo capito tante cose che invece che avvicinarci, non vedendolo, lo c'è da lontano, sembra una cosa altra da noi, e invece no, assolutamente non lo è. E tra l'altro, parlando invece della cielo, vicino, quelli vicino alla nostra atmosfera, attorno. Guardate, se volete magari no, parliamo di questo. Guardate che noi siamo alla vigilia di una seconda corsa allo spazio. Tra pochi anni, veramente pochi anni, il turismo spaziale qui da noi. Sono cose che sembrano, ma qui da noi ci sono i privati, si stanno attrezzando, sta per partire il programma Artemis. Tante, tante novità che ci aspettano e che noi, come dire, ma
io stesso che lavoro in queste cose le racconto, ma non ho ancora la percezione che ci siamo. Invece ci siamo, se non ci fosse stata questa attacca guerra, avremmo fatto ancora prima ad arrivarci. Ma vedrete che dentro 2 o 3 anni l'uomo tornerà sulla Luna e lo farà con una donna. Una donna come. Grazie.